aveva preso un ictus, però insomma stava benino, l'ho salutata anche ieri mattina. L'ha visto ieri? Ieri mattina, verso mezzogiorno. Era tranquillo? Sì. Sì. Era tranquillo Enzo Canacci poche ore prima che si consumasse la tragedia all'interno delle mura domestiche in una delle villette alle mie spalle. L'uomo, un 62enne di Terra Nuova Bracciolini, è stato infatti colpito violentemente alle spalle dalla moglie nella notte tra lunedì e martedì. A ritrovarlo riverso a terra senza vita in una pozza di sangue con la testa fracassata è stata la figlia, una 25enne, che ha dato immediatamente l'allarme. Amici. Un po' scosso, sono senz'altro. È qualcosa da far discutere, probabilmente ci vorrà qualche giorno per ammortizzarlo. La moglie Clara Vannini è stata arrestata per l'omicidio. Dopo il delitto la donna aveva assunto farmaci tentando forse il suicidio. Al momento si trova all'ospedale della Gruccia, ma appena le sue condizioni miglioreranno sarà trasferita nella sezione femminile del carcere di Sollicciano, dove sarà ascoltata dal PM Angela Masiello. Ancora non è chiaro il movente del delitto, ma sarebbe stata la stessa moglie a raccontare ai carabinieri di aver ucciso il marito. La donna avrebbe colpito più volte con un mattarello Enzo alla testa all'altezza della nuca, proprio fuori dalla cucina. La situazione è brutta, poi ci si conosce da una vita, anche se non ci si abita più noi qui, ma noi più giovani ci si conosce da una vita, siamo cresciuti insieme, anche se era un po' più grande di noi. Che idea vi siete fatti? Cosa potrebbe essere successo? Non lo so. Capirlo cosa sta succedendo nelle nostre teste. Intanto il PM Angela Masiello ha disposto l'autopsia sul corpo dell'uomo. Enzo era molto conosciuto in Valdarno, era stato infatti presidente dell'Avis di Terra Nuova Bracciolini. Attualmente era in pensione in seguito ad un ictus che lo aveva colpito, camminava con l'aiuto di un bastone e necessitava di assistenza.